Ok, parliamo di trasporti pubblici adesso. Questo è un biglietto per prendere il filobus, che qui viene chiamato tram. Un biglietto andata e ritorno per Califfea costa la bellezza di 2,40 euro e vi permette di andare e tornare. È un biglietto elettronico, non avete bisogno di obliterare, c'è un lettore ottico che ancora non ho visto. Questo vi permette di arrivare fino a Califfea e anche a Piraeus. Il percorso è abbastanza lungo e sinceramente per 2,40 euro direi che è piuttosto conveniente. È inutile prendere l'automobile se si possono fare 30 km con 2,40 euro con un mezzo pubblico. Io mi sono informato semplicemente alla biglietteria e l'hotel che mi ha mandato in questa biglietteria, dove insomma nessun problema insomma. Va bene, vi ho detto tutto anche riguardo al famoso tram che porta fino al Pireo. Io mi trovo davvero lontano dal Pireo e ero un po' spaventato come farò a fare questi 15 km. Semplicemente si prende il tram, loro lo chiamano tram, io dicevo the bus with the electric wires, ho complicato le cose. Comunque è il modo più veloce per spostarsi lungo la strada litoranea che costeggia il mare. Il mare, come vedete, è poco lontano. Stavo camminando lungo il quartiere di Califfea si dice, e a un certo punto sono stato attirato da questo edificio. Sono entrato, già a distanza ho immaginato che cosa potesse essere. È una piccola chiesa ortodossa che dentro ha un alone di misticismo incredibile. Io sono entrato per fare una mia preghiera personale. Anche se questa non è una chiesa cattolica, io penso che ogni cristiano possa entrare in qualsiasi chiesa cristiana. Io sono cattolico, ma non ho mai avuto problemi a entrare in chiese mormone o anglicane o ortodosse come questa. Il raccoglimento che c'è dentro la chiesa, dentro quella chiesa lì, contrasta nettamente con il traffico che c'è qui fuori e con la discoteca che c'è là di fronte, il Velvet Club, ho letto. Se volete ballare ci sono anche, contrapposte alla chiesa c'è anche una discoteca. Poi ho visto anche vari ristoranti e bar aperti. Però a differenza dell'Italia, tutti i negozi sono chiusi la domenica, è incredibile. Concludo la serata con questo cibo preso in un self-service. Tanto per farvi capire quali possono essere i prezzi, il self-service è molto elegante, devo dire. Fanno anche dei dolci splendidi, ma io sono riuscito col mio inglese a chiedere questo piatto di linguine al pomodoro, me l'hanno messo una valanga, e questa insalata mista più un litro e mezzo di acqua naturale, il totale 7,50 euro, mi sembra più che ragionevole. Il problema è che, non parlando il greco, ho davvero grossi problemi. Indico le cose, parlo in inglese e sembra che tutto vada bene. Comunque, posso dire che il cibo non è costoso. Prima mi sono fermato da un panettiere a comprare una schiacciata alle olive e i prezzi erano davvero bassi, insomma. Questo non è il problema per la Grecia. Si può mangiare a cifre onestissime, veramente.